Bonsoir, mes amis, benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono le 23:50. Sono appena rientrato a casa dallo stadio Brianteo di Monza, dove il Monza ha pareggiato 2-2 con l'Inter. Che partito, che partita, che partita, bagai, che partita, che partita. Mamma mia, veramente, veramente, 90 minuti, sempre in piedi. Tirato 90 minuti a urlare in piedi, tirato, sono rimasto senza voce, ho sputato le corde vocali proprio lì sul campo, sul prato del Brianteo. Arrivederci, grazie. E le corde vocali non ci sono più. Mamma mia, che spettacolo, che spettacolo. Veramente, grandissima cornice di pubblico, ovviamente. Settore ospiti pieno. Tribuna est piena, la ovest diciamo meglio del solito, curva Davide Pierri esaurita. E niente, partita iniziata. Allora, partiamo col presupposto che il Monza ha fatto una grandissima partita, ha dominato su una squadra che è in lotta per lo scudetto e che ha 18-19 scudetti, quello che è. Abbiamo dominato la partita, che è iniziata male per il gol di Darmian, disattenzione in difesa di Carlos, si perdono Darmian 1-0 Inter, ma poi subito dopo, signore e signori, Madame e Monsieur, il Fante al galoppo, Patrick Ciurria si accentra e non sbaglia, palla in buca d'angolo e 1-1, signori. Al galoppo il Fante Patrick Ciurria, signori, che giocatore, signori, che spettacolo. E sull'1-1 meritavamo noi, a dire la verità. Poi vabbè, non ci hanno dato un calcio di rigore a noi, che ci poteva stare. A gioco fermo hanno annullato un gol all'Inter, l'hanno annullato, era già fermo il gioco, vabbè. E poi la beffa delle beffe, quando tutto sembrava andare per il meglio, comunque 1-1, il risultato che avevo pronosticato io sulle varie pagine che parlano del Monza. 1-1, stai anche giocando meglio. 2-1 Inter, Lautaro Martinez. Pablo Marì si addormenta all'impiedi, proprio si addormenta. Si fa prendere la palla da Lautaro, che non sbaglia. In quel momento l'Inter cosa ha ben pensato di fare? Di perdere tempo. Di perdere tempo. Sempre per terra, Onana che ci metteva i secoli per rinviare un pallone, scenate di qui e di là, sempre per terra, sempre di qui. Classiche perdite di tempo. Perdi tempo, Darmian per terra che perde tempo, si rialza e non ha niente, Onana i secoli per rinviare un pallone, tutti per terra, tutti giù per terra, perdiamo tempo al 93esimo, 94esimo comunque nel finale del recupero, signori, palla in mezzo, spunta la pelata di Luca Caldirola che insacca alle spalle di Onana con la sua testa pelata. In sacca alle spalle di Onana. Il colpo di pelata, signori. E il Monza va sul 2-2, signori. Perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo. Intanto, un grandissimo Monza porta a casa un punto importantissimo. E intanto, tra Juve e Inter, una vittoria e un pareggio. E qui le big non passano. Qui le big non passano, signori. Perché il Monza c'è, il Monza sta facendo un grandissimo campionato dall'arrivo del signor Raffaele Palladino. È una grandissima squadra, abbiamo dominato sull'Inter. A mio avviso, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo giocato tutti bene, un po' forse siamo calati. Subito dopo l'errore di Pablo Marì che ha portato al 2-1 di Lautaro Martinez per l'Inter, forse lì siamo un po' calati, non eravamo più in fiducia come prima.
Però poi abbiamo giocato veramente bene, a parte Petagna, vabbè, evito di parlare di Petagna perché sennò sembro sempre la solita minestra, cioè sono lì che giro sempre la solita minestra, che Petagna è lento, gioca a spalle alla porta, non ne azzecca una, e vabbè. Però veramente poi siamo saliti su, ci abbiamo provato in tutti i modi, e al 93esimo, 94esimo, giù di lì. Luca Caldirola, signori, fa esplodere il Brianteo, tutti in piedi, tutti a saltare, ad urlare, che è bello, che spettacolo, un'emozione bellissima, una delle emozioni più belle. Quest'anno, insieme alla partita che abbiamo vinto 3-0 prima dei mondiali con la Salernitana, una delle più belle, forse la più emozionante, la più vissuta, diciamo, col cuore qua, col cuore in gola, cioè proprio quel cardiopalma, cioè una partita proprio vissuta sempre in piedi, sempre, sempre ad urlare, sempre ad incitare. Mamma mia, l'arbitro lasciamo perdere. E niente, io me ne vado a dormire. Bonne nuit, mes amis, me ne vado a dormire che qua si è fatto tardi e la mia voce ha detto basta, ha detto stop, triplice fischio. E niente amici, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni del pareggio per 2-2 allo stadio Brianteo tra Monza e Inter. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. E sempre, forza, Monza! Dai bagai!